Ciao a tutti, sono qui con un nuovo video. Oggi non vi voglio parlare di make-up, ma bensì di prodotti dietetici. Sì, avete capito bene, io in questo periodo sto provando un prodotto dove mi sento molto soddisfatta. Sono due prodotti che provo. Uno è un drenante fatto di erbe, e lo provo già da tanto tempo e mi trovo veramente bene. Si sgonfia soprattutto con questo caldo, che c'è molta ritenzione. È questo qui il prodotto in questione. Si chiama Due Erbe Forte Drink. Questo prodotto qua si presenta in questa bottiglia, così, con il suo misurino in dotazione. Sono da 5 e da 20 ml. Questo prodotto bisogna diluirlo in 1,5 litri di acqua, agitarlo e bere durante la giornata. Costa 18 euro, ma è veramente molto efficace. È un integratore alimentare di estratti vegetali con potassio e magnesio. Gli estratti vegetali sono utili per favorire l'eliminazione di liquidi in eccesso. Dentro abbiamo la sua composizione formata da betulla, pilosella, verga d'oro, orto sifon, non so se si pronuncia così, correggetemi, tè verde, ginepre, quiseto, potassio e magnesio. È completamente naturale e vegetale, è veramente molto buono. Comunque serve, queste erbe servono proprio per drenare, per far sì che buttiamo fuori i liquidi ed è anche buono per la circolazione del sangue. È fatto con acqua depurata, stabilizzante, glicerina, aroma di ginepro, bacche estratte idroglicerico, acidificante citrico, glicerofosfato di magnesio, pilosele, ti dice anche la percentualità. Agitarlo prima di uso e diluirlo uno o due misurini da 20 o 40 ml in 1,5 litri di acqua. Dopo l'apertura, comunque, questo va messo in frigorifero e dura un mese. Io veramente lo sto provando da più di un mese e mi sono trovata bene, mi vedo molto più sgonfia, anche se comunque in questo periodo, visto che fa molto caldo, in più io ho problemi di circolazione sanguigna, ho problemi agli arti inferiori, dove comunque se sto molto tempo in piedi, in più con questo caldo, purtroppo mi si gonfiano i piedi diventando come panzerotti e non posso neanche portare scarpe alte o robe varie. In più sto provando per la prima volta, è stato comunque consigliato da un medico, non fatto di testa mia, sto provando questo prodotto qui, si chiama Libramen. Vi posso dire che io ho fatto tantissime diete e diciamo sono andata a buon fine, però come? L'ultima dieta che io ho fatto è stata 2 anni fa, dove persi comunque 20 kg. 20 kg non sono pochi, ma sono tanti. Li ho persi però non in poco tempo, più o meno in 4 mesi, perché diciamo si perdevano in quella dieta che facevo dai 6 kg al mese, però la dovevi rispettare a pennello. La dieta che facevo era una dieta protetica, data comunque da un dietologo dove pagavo una barca di soldi, però mi aveva eliminato di tutto, cioè io mangiavo solo prodotti che compravo da un sito, cioè da un sito che conosceva lui, che dava questi papponi, queste cose qui, frullate, tutte queste cose qua, che erano comunque povere di grasse. Non mangiavo pane, non mangiavo pasta, non bevevo latte, la mattina bevevo solo questo prodotto protetico che lo potevi trovare al cioccolato, al caramello, alla vaniglia, in vari gusti, 2 litri nell'acqua. Vi posso dire che comunque è stata molto efficace, però il pro è stato che poi li ho riacquistati con il perché. Perché purtroppo dopo la gravidanza il mio corpo ha avuto una metamorfosi, è cambiato. È cambiato perché è cambiato anche il mio stile di vita. Io sono 7 anni che sto qui a Udine, ma per chi non lo sa io sono pugliese, sono di Bari e per questo conducevo una vita completamente diversa, dove lavoravo, facevo 3 ore di palestra al giorno, massaggi, facevo la mesoterapia, per chi non lo sarebbe e per chi ha problemi di cellulite gliela voglio anche consigliare. Sono delle piccole punture che vengono iniettate nella pancia, nelle gambe o in altre parti del corpo con un'apposita medicina dove fa drenare i liquidi e si fa una volta a settimana una seduta. È molto costosa, però è efficace. Io la facevo giù nella mia città da una dottoressa,
dove comunque mi facevo un buon prezzo e facevo dei pacchetti, cioè 12 sedute, dalle 10 alle 12 sedute, perché se ne fai di meno i risultati non si vedono. Purtroppo qui dove mi trovo adesso non posso fare niente di tutto ciò, perché supererebbe lo stipendio che prende mio marito, e per questo diciamo tendo altri rimedi. Con queste pillole qui, sono delle pillole naturali, i Libramed, costano un po' tanto, però vi posso dire che io non è neanche un mese che li sto prendendo e ho perso bensì 3 kg. Non sono tanti, però diciamo per me, diciamo che devo perderne parecchi, è già un buon risultato, dove comunque mi incita a continuare, perché sono un tipo che se non vedo i primi risultati io mollo tutto e non faccio più niente. Bisogna anche premettere, aprendosi la parentesi, perché io comunque non è che ingrasso perché mangio, io a differenza di tanti, io soffro di un ipotiroidismo, ormai ce l'ho da 10 anni. Che cos'è l'ipotiroidismo? Ci sono due tipi, l'ipotiroidismo e l'iper. Io ho quello che ingrasso, mentre l'iper si dimagrisce. Io me ne sono accorta per puro caso, grazie a me stessa, perché comunque io vengo da una famiglia comunque di corporatura robusta. Un giorno andai al mio medico e gli dissi di fare delle determinate analisi, il TSH, FT3 e FT4, che sono degli ormoni, proprio per vedere se avevo qualcosa o meno. Lì ho riscoperto che la mia tiroide purtroppo non funzionava per nulla, perché io giorno dopo giorno vedevo che lievitavo e vedevo il mio corpo cambiare, e il mio medico di base all'epoca, quello che avevo giù, mi diceva: no, guarda, è corporatura, è corporatura. Finché io, testarda come al mio solito, perché sono molto testarda e vado avanti su quello che decido di fare, sono molto convinta, se sono sicura, cioè ho i paraocchi, guardo avanti e basta, non cambio idea, faccio le analisi del sangue, da lì scopro 10 anni fa che soffrivo di questo ipotiroidismo di Hashimoto. Non so come mi è venuto, non me l'hanno spiegato, so solo che è un ormone, in poche parole, che abbiamo qui, una ghiandola che funziona rallentatamente, cioè io seppure mangio 70 grammi di pasta è come se ne avrei mangiato 100 e dovrei smaltire 2 volte di più. Il fatto sta che io, prima di sposarmi, come tante di voi hanno visto il mio video del matrimonio, ero magra, ma non ero il peso che sono adesso, perché purtroppo adesso sono un peso molto elevato, cioè oddio, non sono 200 kg, però non sono neanche 70 kg, sono molto di più. E per questo lì facevo 3 ore di palestra al giorno, tra attrezzi e aerobica, in più facevo massaggi linfodrenanti, dove comunque ti smuovono il metabolismo e ti aiutano tantissimo. E in più, diciamo, conducevo una vita diversa, facevo 2 lavori, la mattina uno, il pomeriggio l'altro. Calcola che dormivo solo 5-6 ore la notte, perché lavoravo anche di sera, mi ritiravo alle 2 o 3 di mattina, facendo comunque altri lavori che io ho fatto. Da quando mi sono sposata tutto ciò è cambiato, perché io purtroppo nei primi anni che sono arrivata qui non ho lavorato. Attualmente sto lavorando, ma lavoricchiando, cioè non ho un posto fisso dove vado. Io sono estetista, ma non svolgo la mia funzione in un centro estetico. Sto facendo comunque trucchi a richiesta, quando mi chiamano le persone, e faccio comunque la promoter, quello che comunque ti offrono oggi. Promoter, ho lavorato su altri settori, faccio promoter per supermercati, ipermercati, cucino, insomma ho un po' di cose che faccio, ho un curriculum vasto di cose che ho fatto nel mio passato. E per questo, diciamo, il mio corpo, essendo avuto la gravidanza, ho avuto una gravidanza un po' travagliata, non ho avuto una gravidanza bella, cioè come tutte le ragazze sogno una gravidanza tranquilla e robe varie. Io purtroppo a 26 settimane e 5 giorni ho dovuto partorire, perché mio figlio è nato prematuro, è nato di 1,60 kg, e per questo anche il mio corpo ne è risentito tantissimo, sì fisicamente che psicologicamente. E per questo il mio cambiamento è dovuto anche a questo. Oggi mi sto dando un po' una mossa, perché comunque voglio poter dimagrire, non perché voglio essere bella, perché comunque non mi può fregare di meno, perché un marito ce l'ho che mi ama per quello che sono. Lo faccio per una questione di salute, perché l'obesità è una malattia. È inutile dire: no, guarda, io mangio perché non mi sento niente, sto bene così. Sono tutte cavolate, almeno per quello che mi riguarda. Comunque,
Chiudiamo questa parentesi perché avrei tantissimo da dirvi ancora per farmi conoscere meglio a voi, la quale non ho fatto mai un video dove vi ho parlato di me, però mi rende un po' difficile parlare del mio passato e ricordarmi quello che è stata la mia gravidanza 5 anni fa, però appena potrò e se vorrò, se me la sentirò soprattutto, vi dirò un po' di mie cose per poter capire meglio. Riguardando a queste pillole che vi voglio parlare, costano un po' tantissimo, però sono veramente efficaci. Si possono dare anche ai bambini, si possono dare dagli 8 ai 12 anni. Io ero un po' scettica, anche un po' perché costano 35 euro, non poco. Sono fatte, vi dico anche i loro principi, Libramed, grazie al suo complesso brevettato, agisce controllando i picchi glicemici, riducendo l'accumulo di grasso e il senso di fame. Grazie a questo meccanismo, Libramed, in associazione a una dieta equilibrata, a una regolarità fisica, favorisce la riduzione del peso e della circonferenza ombelicale, è indicato sia per adulti che per i bambini. Allora, per adulti si prendono 3 compresse 15 minuti prima di mangiare e 3 compresse 15 minuti prima di cenare, e sono anche buone per persone che, se non mi sbaglio, soffrono, aspetta adesso che vi leggo se non mi dimentico, si assume con un bicchiere d'acqua, per chi invece non riesce a deglutirle perché sono un po' grosse, si possono sciogliere in acqua tiepida o in tisane non zuccherate, agitandolo fino a completa dissoluzione, berlo in pochi minuti, sennò si forma un gel e non rilasciano più il loro principio. Per coloro che hanno problemi di deglutazione, sì, già l'ho detto, allora, non assumere in gravidanza, non utilizzare, se presenti, ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Libramed, vi dico come agisce. Libramed controlla i picchi glicemici dopo un pasto, rendendo la concentrazione di glucosio e insulina nel sangue costanti, di ridurre la lipogenesi e accumulo di grasso negli adipodici, il senso di fame. Libramed è dovuto ha un complesso brevettato di macromolecole polisaccaridiche che, grazie all'azione sinergica dei suoi componenti, è dotato di un potente gelificante. Per questo bisogna prendere 15 minuti prima, se no non fa l'effetto dovuto. Infatti dà luogo all'intestino alla formazione di un gel che agisce sui carboidrati, riducendo la quantità assorbita. Grazie alle proprietà di questo gel agisce anche limitando l'assorbimento dei grassi e riducendo il transito intestinale e regolando la consistenza delle feci. Io vi posso dire che non è neanche un mese che lo prendo. La mia dieta consiste che mangio molte proteine e frutta. I carboidrati, essendo che io ho provato a non mangiarli in passato, ma purtroppo il mio cervello se n'era andato in tilt, li mangio solo dalle 2 alle 3 volte a settimana, però con verdure oppure in bianco, tipo la pasta in bianco, e aggiungo un cucchiaino di formaggio, perché anche l'olio, non diciamo faccio ad occhio, perché ad occhio sono calorie. L'olio lo uso utilizzando un cucchiaino da caffè, dove metto un po' di olio dentro e condisco, quello vale per il pranzo. L'insalata, cioè io mangio 2 cucchiaini di olio, se mangio anche l'insalata accompagnata alla pasta, perché io di solito non riesco a mangiare primo e secondo assieme, metto un cucchiaino di olio, limone o aceto sull'insalata. Mangio la carne, preferibilmente carne bianca. Facendo questa, diciamo, non dico proprio dieta, limitazione, ho tolto completamente il pane, l'ho tolto, sono già da 2 settimane e mezzo che non lo mangio più. I salumi non ne mangio perché contengono molto sale, tranne se non andata a comprare, che ho letto poc'anzi su un negozio che si trova qui in Friuli, dove farò un salto a vedere, che vendono sì il pane senza sale, anche dei salumi, perché io purtroppo il sale, per dei problemi di circolazione che io ho, mi hanno detto di limitarlo, se non lo metto proprio, tanto
tanto di guadagnato, perché ho un problema agli arti inferiori che si gonfiano e ho bisogno di fare tanto massaggio linfedrenante, perché diciamo più che altro io non sono grossa di grasso, ma sono molto gonfia perché trattengo molti liquidi, anche se vi garantisco che non mangio salato, e da 2 anni a questa parte che ho riscontrato questo problema. Prima d'altronde mangiavo sacchi di patatina a zubbeffa tutta forza, ma non avevo di questi problemi. Da 7 anni che mi sono trasferita qui a nord, cioè tutti i problemi ce li ho io, tutti i dolori ce li ho io. E vabbè, pazienza, si dice dalle mie parti che Gesù dà i dolori a chi li sa sopportare. Apro parentesi, chiudo parentesi. Io vi dico comunque, vi consiglio di provarli, perché su di me hanno fatto effetto queste pillole, questo integratore qui, questo diuretico, diciamo drenante, non diuretico, drenante. Li associo entrambi. Io non sono un dottore, vi dico comunque di consultare, soprattutto per questo, ripeto il nome, Libramed. L'ho trovata anche sul sito, e di questo prodotto ho trovato anche creme anticellulite e altre cose trovate. Vi consiglio di consultare il vostro medico, perché anche se sono, diciamo, robe naturali, possono avere comunque sempre degli effetti. Questo io non lo so dire, a me me l'hanno consigliato il dottore, no? E vedete voi un po' se potete prenderlo o non prenderlo. Io i risultati li sto vedendo, non so voi se vi vedete anche un po' più sgonfia di viso, perché come vi ho detto un po' è anche il caldo, diciamo non è che si mangia più di tanto, ci si beve tantissimo, però io che ho la ritenzione, se bevo tantissimo, cioè smaltisco pochi liquidi, diciamo viene addosso, rimane addosso il liquido. Lasciatemi poi nei commenti se lo provate, come vi siete trovate, e vi do un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao.